Buonasera, credo che oggi è stato un consiglio comunale molto importante, mai nulla è scontato, è la prima volta che c'è un'atmosfera di questo tipo in questo luogo e quindi voglio ringraziare personalmente a nome di tutta la Giunta non solo tutti i gruppi politici ma tutti i consiglieri comunali a uno, perché credo che da oggi questa lotta è più forte. Perché non si può sottovalutare a livello nazionale, la Whirlpool, il governo, che significa un consiglio comunale della terza città d'Italia, della capitale del Mezzogiorno, che si esprime in maniera unitaria dopo che anche la Giunta si è espressa, il sindaco, insomma è la città. Quindi questo è un elemento che domani porta vento in poppa a una giornata importante alle ore 17 presso il Mise con il governo. Domani è una giornata importante, ma noi vogliamo anche dire, e questo è il senso del mio intervento, una parola chiara, che domani non ci sono subordinate a quel tavolo. Se è vero come è vero che è stato stipulato un accordo nell'ottobre del 2018 in cui l'azienda prendeva impegni a confermare gli investimenti industriali nel nostro paese tutto, dal nord al sud, ottenendo quindi linee di finanziamento, se quell'accordo è stato sottoscritto, quell'accordo va mantenuto e ci troviamo in Italia in cui c'è un governo che si deve far rispettare e c'è una città che sostiene il governo in questa lotta. Non esistono posizioni subordinate. La seconda considerazione. Napoli è una città a vocazioni multiple. Napoli è anche, lo dovrà essere sempre di più, una città industriale, una città pronta alle sfide. Non può esistere più la declinazione che nel dover scegliere dove tagliare, tagli Napoli perché magari a Napoli si è lavativi, perché a Napoli è più difficile, perché a Napoli non si lavora. Noi non accetteremo più quelle declinazioni del territorio dei lavativi, degli incompetenti e di quelli che non faticano. Venite a vedere nei luoghi di lavoro della nostra città come donne e uomini faticano con competenza, professionalità, passione e dietro sangue! Dietro sangue! Allora, Napoli deve essere una città industriale e sono convinto che da sud, proprio perché troppe volte nel nostro paese e nel sud, che è la terra in cui tra l'altro ho vissuto, ci hanno costretto certe volte a dover scegliere, no? Tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, tra il diritto a lavorare comunque senza dignità o comunque provare ad avere lavoro, dignità, ambiente e sicurezza. Noi vogliamo lanciarla la sfida, che facessero la sfida sulle tecnologie avanzate, sull'industria moderna. Io credo che nella nostra città noi possiamo provare a rilanciare, perché abbiamo tanti giovani, è la città d'Europa col maggior numero di giovani, noi siamo in grado di accettare qualsiasi sfida, sfidateci, investite e vedrete che qua siamo pronti a tutto, ad accettare sofferenze, perché noi siamo anche e soprattutto una città a vocazione industriale, sviluppo economico, artigianato, commercio, tutto si deve e si può fare nei nostri territori. Voglio fare solamente altre due considerazioni e una chiusura rapidissima. Un messaggio chiaro: chi solo lontanamente inizia già ad ipotizzare che questa potrà diventare, perché magari nella testa già pensa a opzione B e C, ad ammortizzatori e altro, e la vuole porre come una questione di ordine pubblico, sappi che nelle strade tra i tanti troverà il sindaco di Napoli e il consiglio comunale di Napoli.
si tratta di lottare per questi temi, lotta la città e quindi sta il sindaco. Seconda considerazione. Voi non state lottando solamente per la vostra vertenza, è stato già detto e non ripeto le considerazioni che condivido, ma chi lotta per il lavoro con la dignità con cui state lottando per la democrazia, l'articolo 1 della Costituzione e per le libertà di tutti. Quindi questa è una lotta di democrazia, di Costituzione e di libertà. Io credo che domani si avvertirà questo senso forte di compattezza. Quindi oggi è una giornata importante e, come è stato anche già detto da altri, ma soprattutto da voi, perché mi rendo conto quanto è difficile mantenere la lucidità, mantenere un certo equilibrio, anche l'esasperazione è tanta, quindi io sono certo che voi non mollerete mai. Il Consiglio Comunale, come avete visto, nella sua composizione unanime non mollerà mai, la città non mollerà mai, io non mollerò mai, e l'esperienza mi ha insegnato che più la lotta si fa dura e aspra, più questa città è imbattibile. Non molliamo mai fino alla vittoria. Viva la Whirlpool, viva il lavoro, viva Napoli! Sento un grido di...